La Palermo Sportiva si è svegliata stamane con un'amarezza profonda. La sentenza del Tribunale federale che spedisce il club di Via del Fante in Serie C a causa degli illeciti amministrativi commessi da Zamparini, che avrebbe truccato i bilanci delle ultime tre stagioni, condanna la società all'ultimo posto nella cadetteria, accendendo gli incubi degli ormai esausti tifosi rosanero, già frustrati da anni di balletti sul destino societario. Zamparini, tra l'altro, viene salvato dalla sentenza perché il suo deferimento è stato dichiarato inammissibile poiché la Procura federale ha palesemente violato i termini a sua difesa, abbreviando troppo i termini tempistici che devono trascorrere tra la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini e il deferimento stesso. Un aspetto che rappresenta una vera e propria beffa per i tifosi del Palermo, che adesso attendono di conoscere le prossime mosse del club. Tecnicamente ci sarebbe un appello in cui la società siciliana potrà fare ricorso, anche se le considerazioni formulate dal Tribunale federale sono oggettivamente abbastanza pesanti da non rendere scontato un ribaltamento del pronunciamento di primo grado. L'eventuale retrocessione in Serie C e i debiti pregressi del club non fanno dormire sonni tranquilli alla piazza, al netto delle rassicurazioni di Arcus Network, società nuova proprietaria della squadra, che ha rassicurato tutti sulla volontà di andare avanti con il progetto Palermo. Intanto l'effetto domino della sentenza ha nuovamente minato la credibilità del calcio italiano, con la Lega B che, in barba alle tempistiche sui pronunciamenti d'appello, ha deciso di far scattare subito i play-off e annullare i play-out, salvando sostanzialmente Venezia e Salernitana e condannando il Foggia al salto indietro. Il club rossonero peraltro attende il pronunciamento del CONI, che potrebbe restituirgli almeno uno dei 6 punti di penalizzazione inflitti, eventualità che rimescolerebbe ulteriormente le carte, aprendo ancora a lunghi strascichi giudiziari già conosciuti nel recentissimo passato.